Allora, buongiorno a tutte e tutti, grazie per essere venuti insomma stamattina per la prima giornata di ripetizione che è insomma la scuola di politica che è compossibile, in realtà era iniziata già nei mesi scorsi online, nell'unica modalità in cui ovviamente si poteva fare. Finalmente però torniamo a vederci dal vivo, insomma siete un bel colpo d'occhio innanzitutto, quindi davvero grazie per essere qua. E un ringraziamento anche insomma al Comitato di Roma Possibile, che sta dando una mano per tutte le questioni logistiche di cui insomma c'è sempre bisogno quando si organizza una cosa del genere e che non sono scontate, quindi un grazie anche a loro. Allora, oggi apriamo questa due giorni, il programma l'avrete visto sui social, saranno due giorni abbastanza ricchi, pieni di, insomma, di studio, di approfondimento, un po' come ci piace fare le cose con Possibile, come le abbiamo sempre fatte, come continueremo a farle. Io insomma l'onore e il piacere ovviamente di introdurre questa due giorni, e lo facciamo un po' come abbiamo sempre aperto le giornate da ormai quasi 20 mesi, da più di un anno e mezzo. Lo facciamo cioè con un pensiero che dedichiamo a una persona che insomma per cui lo studio e la partecipazione politica, che sono i due ingredienti di queste due giornate, sono molto importanti. Lo erano quando era in Egitto, lo erano quando è venuto per circa un semestre a Bologna, lo sono tuttora adesso che però è in carcere, in una situazione assurda che speriamo possa risolversi al più presto, anche con l'aiuto, si spera, delle istituzioni italiane, che per ora hanno fatto ben poco. Quella persona ovviamente è Patrick Zaki. Che noi ovviamente non vediamo l'ora di vedere e di abbracciare, come ci siamo visti e ci siamo abbracciati oggi, e che insomma abbiamo voluto portare anche qui fisicamente nel modo in cui in questo momento era possibile farlo. Apriamo questi due giorni quindi parlando di lui, parlando della sua storia, che comincia il 7 febbraio del 2020. Innanzitutto, chi è Patrick Zaki? Patrick Zaki è un ragazzo che ha più o meno la mia età, ha 30 anni, ha studiato al Cairo, all'università, negli anni scorsi, si è laureato, lui studiava materie per cui immagino che peraltro molte e molti di noi abbiano una passione, lui studiava studi di genere, quindi si occupava della condizione della donna in Egitto e non solo, e delle persone LGBT. L'ha fatto all'università, si è laureato brillantemente, e ha fatto una cosa normale in realtà, che magari anche questa molte e molti di noi hanno fatto, cioè fare una domanda per una borsa di studio Erasmus, con un programma che comprendeva appunto anche gli studenti e le studentesse egiziane. Questa borsa di studio lui la vince nel 2019, peraltro è uno dei pochissimi ragazzi egiziani a vincerla, solamente in 14, di quelli che avevano fatto domanda, su una platea ovviamente molto più ampia, a dimostrazione anche del fatto che è un ricercatore brillante, cosa che hanno detto tutte le persone che hanno avuto a che fare con lui anche nel semestre che è passato a Bologna. Arriva a Bologna nel settembre 2019, frequenta i corsi, frequenta le lezioni. Prima di allora aveva frequentato un'associazione che si chiama IIPR, Iniziativa Egiziana per i Diritti delle Persone, che è insomma un'associazione importante su cui magari poi ritornerò anche dopo, perché è un'associazione che si occupa di diritti umani in Egitto e con cui Patrick appunto ha collaborato negli anni in cui era lì. A Bologna appunto frequenta i corsi, dà gli esami come qualunque studente del suo corso di studi, del suo master, un master che peraltro non comprende solo l'Università di Bologna, ma anche altre università in giro per l'Europa. Cito quella di Granada, ma sono anche altre, in realtà cito quella di Granada perché insieme all'Università di Bologna si è impegnata moltissimo poi perché fosse liberato una volta arrestato. Dopo questo primo semestre, il 7 febbraio 2020, appunto, torna in Egitto per fare un'altra cosa normalissima, che è quella di andare a trovare i suoi genitori, i suoi parenti. Arriva la mattina del 7 febbraio all'aeroporto del Cairo, è al telefono con sua sorella, molto semplicemente perché la sorella stava aspettando, immaginate la scena, in macchina, il fratello per riaccompagnarlo a casa.
mentre al telefono con la SIM italiana che peraltro usava a Bologna, viene fermato da un agente delle forze di sicurezza egiziane, che trova il suo nome in un elenco di persone che, insomma, se fossero tornate in Egitto, sarebbero dovute essere interrogate. Ed effettivamente lui viene fermato e viene interrogato all'aeroporto del Cairo per circa 14 ore. 14 ore che lui racconterà poi successivamente alla sua famiglia, ai suoi avvocati, a tutta l'opinione pubblica, insomma, che ha voluto ascoltare le sue parole in questi mesi, dicendo di essere stato sottoposto a un interrogatorio molto duro, dicendo di aver subito delle torture, dicendo di essere stato elettroposto a elettroshock, torture di cui portava i segni anche quando poi arriverà nel tribunale per la prima udienza sulla sua scarcerazione, che si terrà circa 36 ore dopo l'arresto. Definisce questa tortura in un modo che è molto indicativo e che io ricordo sempre, perché dà anche l'idea del fatto che quella di Patrick non è l'unica storia come la sua che è avvenuta in Egitto negli ultimi anni e che purtroppo continuano ad accadere. Questa tortura viene definita in questo modo, una tortura professionale, una tortura fatta in modo professionale, proprio appunto ad indicare che c'era una abitudine nel farlo da parte delle forze di sicurezza che lo hanno preso in consegna quella maledetta mattina del 7 febbraio. Patrick Zaki, appunto, viene trasferito in un centro vicino all'aeroporto del Cairo, che noi in realtà non conosciamo perché non verrà mai detto. Viene poi successivamente trasferito nel carcere di Mansoura, che è la sua città natale, una città a nord del Cairo, non molto distante. In realtà, in questo carcere lui passa una quindicina di giorni, fino a quando non viene trasferito definitivamente per ora nel carcere di Tora. Carcere di Tora, che è quello, posto anche quello alla periferia del Cairo, dove vengono detenuti terroristi e prigionieri politici. Lui, che ovviamente terrorista non è, e questo lo dice lui, lo diciamo noi e lo dicono tutte le organizzazioni che si stanno occupando della sua storia, lui che però in questo momento è effettivamente un prigioniero politico, accusato all'inizio, almeno da quanto si sa, di diffusione di notizie false e di propaganda sovversiva sui social per dei post fatti su Facebook, che in realtà lui peraltro sostiene, insieme appunto ai suoi avvocati e alla sua famiglia, di non aver scritto lui. Ora siamo tutti un po' pratici di Facebook, loro hanno portato degli screenshot dei post di una pagina Facebook, quindi non di un profilo personale, e lui sostiene molto banalmente di non gestire quella pagina, cosa che non è stata ancora provata in effetti in tribunale. Il carcere di Tora, dicevo. Il carcere di Tora è un posto che viene descritto molto bene dagli osservatori internazionali che hanno potuto visitarlo. È composto di 320 celle, equamente divise per 4 blocchi ad H. La maggioranza di esse misura 2,5 metri per 3. Quindi, insomma, immaginatevi cosa significa stare lì, e peraltro non stare lì da solo, ma stare lì con tantissime altre persone. Sono condizioni che appunto descrive Pier Francesco Curti in un articolo del Fatto Quotidiano, qualche giorno dopo il suo arresto. La maggioranza di queste stanze misura 2,5 metri per 3 ed è alta dai 3,5 metri a salire, ma ce ne sono anche di più grandi, capaci di ospitare oltre 10 persone alla volta. Ogni cella ordinaria ha una finestra 90x80 centimetri e si affaccia su altri edifici carcerari o sulle mura principali. Oltre alle brande, spesso senza materasso, e al gabinetto, la cella dispone solo di una lampadina, la cui accensione è regolata da una sala di controllo. Il carcere, fondato nel 1908 da Mustafa al-Naas, è stato spesso oggetto dei rapporti degli attivisti per i diritti umani a causa degli abusi che vi sono stati perpetrati. Sempre nel dicembre 2020, il Parlamento europeo definirà spaventose le condizioni di detenzione, chiedendo di autorizzare l'accesso a un'organizzazione indipendente per valutarne le condizioni. Ad oggi questo accesso non è stato ancora accordato. Queste sono le condizioni del carcere di Tora in cui appunto si trova Patrick Zaki. Questa è la struttura carceraria in cui è detenuto. E peraltro lui si trova a stare in questa struttura ormai da 20 mesi in una situazione che non è nemmeno quella normale. Nel senso che, esattamente come è arrivato il Covid in Italia, il Covid è arrivato anche in Egitto. Lui, ricordo sempre la data perché è importante, viene arrestato il 7 febbraio, a inizio marzo si comincia a parlare di Covid anche in Egitto. E il fatto che arrivi il Covid comporta tutta un'altra serie di situazioni che ovviamente non hanno reso la sua detenzione più facile.
Nel senso che per tantissimi mesi in realtà noi di Patrick non sappiamo davvero nulla, perché non sono ammesse le visite, non è ammesso nemmeno il fatto che lui possa inviare o ricevere lettere in carcere. E questa è una situazione che dura per tanto tempo. Sappiamo che Patrick Zaki non ha un letto, tuttora non l'aveva ovviamente in quei primi mesi. Non riuscivano a portargli, visto che non potevano visitarlo, non riuscivano a portargli i vestiti, non riuscivano a portare banalmente le coperte su cui poi dormirà nei mesi successivi. E questo peraltro comporta un fatto molto, molto serio che riguarda il suo corpo innanzitutto, che è una dimensione che dobbiamo sempre tenere presente, e cioè il fatto che da allora lui comincia a sviluppare un forte mal di schiena, che tuttora ha. Il fatto che arrivi il Covid, peraltro, significa anche che non ci sono assolutamente le condizioni di sicurezza in carcere. Quindi non ci sono mascherine, non c'è assolutamente distanziamento, perché appunto in queste celle ci sono a volte anche decine di persone. A marzo già del 2020 arriva la prima notizia di una guardia carceraria del carcere che muore di Covid, il che a dimostrazione del fatto che il Covid è arrivato nel carcere di Covid già in quel periodo lì. Patrick Zaki soffre d'asma fin da quando è bambino, quindi insomma ha una condizione di salute già pregressa che avrebbe dovuto portare a un minimo di cautela nei suoi confronti, che invece ovviamente non c'è stata. Patrick Zaki probabilmente prende il Covid, anche se non possiamo saperlo perché non ci sono test che vengono fatti in carcere, però insomma gli amici che poi riusciranno a trovarlo diranno che lo vedono cambiato e che porta ancora un po' i segni di questo stato di salute fisica che non è assolutamente ottimale nemmeno in questo momento, tra appunto mal di schiena e piccole difficoltà respiratorie associate sia all'asma che probabilmente agli effetti del Covid che potrebbe aver preso. E queste sono le preoccupazioni legate alla salute fisica. Poi ci sono le preoccupazioni legate alla sua salute mentale, nel senso che appunto lui viene arrestato il 7 febbraio del 2020. Arriva il Covid, anche le udienze in tribunale non possono esserci e non si tengono. Per i primi mesi, Patrick riesce in realtà il 15 di febbraio ad andare a questa prima udienza in cui riesce anche brevemente a parlare con i giornalisti, pronunciando quella frase: "Voglio solo tornare a Bologna, voglio solo tornare a studiare", che poi diventerà una delle frasi che ripeterà più spesso in questi mesi. Dicevo, le sue condizioni di salute mentale si aggravano in qualche modo, nel senso che lui è sottoposto da ormai 20 mesi a questo stillicidio di continue udienze che si rimandano di 15 giorni in 15 giorni. All'inizio, appunto, c'è questa prima e viene detto che dovrà rimanere in carcere per 15 giorni in attesa che l'accusa possa esibire delle prove per far partire un processo. Arriva il Covid, passano i mesi, ci sono dei rinvii di 15 giorni senza nemmeno che si tengano le udienze. A un certo punto, a luglio del 2020 si ricomincia ad andare in carcere, quindi alla presenza degli avvocati, alla presenza anche di Patrick stesso a volte, e però questo stillicidio continua, nel senso che le udienze si tengono, ma alla fine dell'udienza, che peraltro non riguarda solo lui, ma riguarda centinaia di prigionieri politici, sia che si trovano a Tora, sia che si trovano in altre carceri, c'è appunto questo ulteriore rinvio di 15 giorni. Il 26 luglio 2020 si tiene un'udienza alla quale peraltro i suoi avvocati si approcciano in un modo positivo, perché sembra che possa cambiare qualcosa. Ed effettivamente qualcosa cambia, però in peggio. Perché quei 15 giorni, quei 15 giorni di carcere a cui viene sottoposto ogni volta che si presenta davanti a un giudice diventano 45. E da allora in poi va avanti ancora questo stillicidio, di 45 giorni in 45 giorni, di 45 giorni in 45 giorni, di 45 giorni in 45 giorni. E passa un anno così, passa un anno in cui Patrick ogni mese e mezzo spera sempre di poter finalmente lasciare il carcere, anche solo, anche magari non vedendo confermate le accuse, però potendo tornare a casa perché non c'è pericolo di reiterazione del reato, di tutte le cose per cui una persona dovrebbe essere in carcere, non c'è pericolo di inquinamento di prove. E però in realtà questa cosa non succede, continua a essere in carcere ancora oggi. Questa situazione un po' cambia, finalmente, forse, ma davvero forse, tra mille virgolette, finalmente. Nel senso che a luglio di quest'anno, Patrick, per la seconda volta dopo quel primo interrogatorio, dove era stato sottoposto appunto alle torture che ricordavo prima, viene nuovamente interrogato, viene interrogato due volte e sulla base di questi interrogatori parte un processo che fino adesso ha avuto due udienze, una il 14 di settembre del 2021 e una il 28 di settembre del 2021.
Queste due udienze portano ad altri due rinvii, il primo di 14 giorni, il secondo di appunto quasi 2 mesi e mezzo, perché la prossima udienza, che potrebbe essere quella decisiva, definitiva, o forse no, ovviamente non possiamo saperlo, si terrà il 7 dicembre del 2021, quindi a 22 mesi ormai dal giorno del suo arresto. In una situazione per cui, peraltro, le persone in Egitto possono essere sottoposte a detenzione preventiva, in teoria, fino a 24 mesi, quindi fino a 2 anni, e questi 2 anni ovviamente saranno quasi passati nel momento in cui lui andrà a processo il 7 dicembre. Anche se va detto, molto spesso le persone che appunto finiti questi 2 anni, le persone vengono accusate di altri reati, magari simili a quelli per cui erano stati accusati la prima volta, e lo stato di detenzione preventiva va avanti come se nulla fosse. Questa, in brevissimo, è la storia di Patrick Zaki di questi mesi. Preoccupazioni legate alla sua salute mentale, dicevo prima, perché lui descrive lo stato in cui si trova in carcere, ce lo fa sapere attraverso le lettere, attraverso le testimonianze che arrivano dai suoi familiari, che uno alla volta, una volta al mese, possono andare a trovarlo in carcere da 8-9 mesi a questa parte, con un po' di costanza. E lui usa due parole che sono, insomma, sono abbastanza importanti e che io devo dire faccio anche un po' fatica a usare, nel senso che sono due parole piene di significato anche medico, che non vanno dette a caso, però le ripeto perché sono quelle che usa lui. Lui è in questo stato di ansia e di depressione, che va avanti dal momento in cui appunto viene arrestato e non riesce a sapere, quale sarà il suo futuro, ovviamente. La sua prima richiesta è quella di tornare a Bologna, la sua seconda richiesta è quella di poter quantomeno continuare il master che stava facendo, che comunque è il modo in cui pensa di portare avanti il suo futuro. Questa richiesta è stata fatta ovviamente anche all'Università di Bologna, che ha subito dato disponibilità perché potesse quantomeno seguire le lezioni dal carcere, dare gli esami e studiare con la didattica a distanza, come peraltro tutti gli studenti dell'Università di Bologna e tutte le studentesse dell'Università di Bologna hanno fatto in questo anno e mezzo. Ovviamente anche questa richiesta è stata negata. C'è anche un'altra cosa che cambia in realtà da quando Patrick Zaki viene interrogato a fine luglio, e cioè che è da quando cominciano queste prime due udienze del processo che si terrà, e cioè che quell'accusa di diffusione di notizie false e di incitamento alla propaganda sovversiva, basate su quei post Facebook che lui dice di non aver scritto, in realtà vengono parzialmente modificate, nel senso che quelle accuse in realtà rimangono. Ma viene aggiunta anche, come prova, diciamo, un articolo che lui ha scritto sulla situazione dei cristiani copti in Egitto, che è una comunità di minoranza in Egitto, cui peraltro Patrick Zaki appartiene, e non ha mai fatto mistero di appartenere a questa comunità, anche se poi devo dire che qualche giornale, soprattutto quelli di destra, l'hanno scoperto un po' più tardi e quindi hanno iniziato a farne anche loro un martire cristiano, chiedendo peraltro se le persone che si erano occupate di lui fino adesso, probabilmente in quanto appunto attivista per i diritti delle donne, attivista per la minoranza LGBT, avrebbero continuato a farlo. E, insomma, il fatto che siamo qui oggi credo che sia la prima risposta al fatto che sì, continuiamo ad occuparcene, e peraltro, visto che seguivamo questa storia, lo sapevamo già da prima che lui era una persona appartenente a questa comunità. Quindi, appunto, un articolo che lui aveva scritto, che effettivamente aveva scritto, che è stato anche pubblicato sui giornali italiani poi nel momento in cui si è saputa questa cosa, in cui lui banalmente fa quello che magari abbiamo fatto tutte e tutti noi in passato, cioè scrivere un saggio su un tema che ci sta a cuore e su cui abbiamo delle opinioni. Questo è il suo reato per cui viene tenuto in carcere ormai da più di 20 mesi. È una storia ovviamente molto triste, quella che ho raccontato. È una storia che, insomma, possiamo anche sentire molto vicina a noi perché, appunto, Patrick Zaki potrebbe essere nostro fratello, potrebbe essere nostro collega dell'università, potrebbe essere magari nostro figlio, nostro nipote. È una storia molto triste in cui ci riusciamo a immedesimare, ma ce n'è un'altra di storia triste. Non dico altrettanto perché è difficile, ma comunque molto triste, che è quella della risposta delle istituzioni italiane ed europee di fronte a tutta questa vicenda. E la risposta, e insomma, spiace sempre dirlo quando ci sono queste occasioni, però è così, la risposta è stata il silenzio.
Il ministro degli esteri Luigi Di Maio, ed è un dato che mi ha fatto molto riflettere la prima volta a cui ci ho pensato, nei suoi post su Facebook, nelle sue interviste, non ha mai detto in questi 2 anni, non ha mai pronunciato, non ha mai scritto il nome di Patrick Zaki volontariamente, diciamo, di sua spontanea volontà. E l'ha fatto peraltro solamente 2 volte nei primi 9 mesi del suo arresto. La prima volta perché devo dire che il 7 febbraio 2020 lui viene arrestato, nei giorni immediatamente successivi, grazie all'attivismo dell'Università di Bologna, di Amnesty International, di tantissime altre associazioni che cominciano insomma subito a mobilitarsi per la sua liberazione, già da quelle prime ore, sapendo che molto spesso quelle prime ore, quei primi giorni sono decisivi, le persone appunto si mobilitano sui social, scendono in piazza, c'è una piazza molto partecipata a Bologna che chiede subito la sua liberazione, se ne organizza un'altra a Roma, ma sono in realtà decine in tutta Italia. Se ne parla molto sui giornali e in TV, se ne parla insomma. E ne parla anche al ministro Di Maio, una giornalista che lo intervista su altre questioni e che gli chiede appunto in che modo l'Italia interverrà per chiedere la liberazione di questo ricercatore. E la risposta di Di Maio è che l'Italia sta seguendo il caso e continuerà a farlo. In che modo? Non lo dice. E in realtà in che modo non lo sappiamo ancora adesso, nel senso che di iniziative da parte delle istituzioni italiane, dell'ambasciata italiana in Egitto, del Ministero degli Esteri, ce ne sono state veramente pochissime. L'unica cosa un po', insomma, l'unica cosa reale che è stata fatta è stata quella di inviare un membro dell'ambasciata italiana a seguire queste udienze che si susseguivano di 15 giorni in 15 giorni e poi di 45 giorni in 45 giorni, peraltro iniziandolo a fare in un momento in cui quella presenza poteva anche servire a legittimare quel tipo di operazione, quel tipo di processo, e quindi anche quell'operazione lì era stata un po' contestata. Dopodiché è ovvio che il fatto che ci siano andati una prima volta implica il fatto che debbano necessariamente tornarci adesso, anche perché altrimenti verrebbe interpretato come un ulteriore segnale di disimpegno, e quindi insomma è giusto che adesso si faccia. Ma questa è stata davvero l'unica azione reale fatta dal governo italiano, dai governi italiani in realtà che si sono succeduti in questi 2 anni, dal Ministero degli Esteri, dalla Farnesina e dall'ambasciata italiana al Cairo. Nonostante una mobilitazione dell'opinione pubblica che è stata veramente forte e veramente costante l'anno scorso e anche quest'anno. Cito dalla pagina Patrick Libero, Free Patrick, che insomma è una pagina Facebook che vi consiglio di seguire perché molto spesso dà aggiornamenti diretti sul suo caso. Nel 2020 più di 250.000 persone hanno firmato la petizione chiedendo il suo rilascio. Patrick ha ricevuto più di 30 cittadinanze onorarie, sono diventate intanto circa 150 nel momento in cui parliamo adesso. Patrick ha ricevuto un premio internazionale per l'azione sociale. Ci sono state più di 35 proteste in più di 16 città. Gli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani hanno chiesto il rilascio di Patrick. Più di 1.000 lettere sono state inviate all'Egitto per chiedere il rilascio di Patrick. 4 dichiarazioni dell'Unione Europea hanno chiesto il rilascio di Patrick. 3 dichiarazioni del Congresso degli Stati Uniti hanno chiesto l'immediato rilascio di Patrick. Una risoluzione del Parlamento Europeo ha chiesto l'immediato rilascio di Patrick nel dicembre 2020. Oltre 500 organizzazioni internazionali, 300 istituzioni accademiche e 100 sindacati hanno fatto dichiarazioni per chiedere libertà per Patrick. Oltre 10.000 articoli e interviste sono stati pubblicati su Patrick. Più di 30 università in tutta Italia hanno chiesto il suo rilascio. Tuttavia Patrick è ancora in prigione, nonostante l'incessante tentativo di liberarlo di tutti i suoi sostenitori. Ed è ancora in prigione probabilmente proprio per questa mancanza di risposta da parte delle istituzioni italiane e anche da parte delle istituzioni europee che si sono mobilitati molto spesso in Parlamento, quelle 3 volte che venivano citate, ma che poco hanno fatto attraverso la Commissione europea. C'è stata una cosa che è stata fatta dalle istituzioni italiane che in realtà è stata una cosa positiva che anche noi con Possibile insomma, abbiamo commentato positivamente ed è stato portare il caso di Patrick Zaki in Parlamento. È stato fatto 2 volte. La prima volta è il 7 di aprile del 2021 al Senato, quando insomma un gruppo di senatori hanno chiesto che venisse conferita la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, che è un atto che insomma richiede i suoi tempi, non è l'unica cosa che si poteva fare, ma che sicuramente si poteva interpretare come un segnale di attenzione e di pressione politica sul governo egiziano perché, insomma, e sulle autorità egiziane più in generale perché lo liberassero.
E questa giornata del 7 febbraio 2021 in realtà è una giornata positiva, nel senso che la sera prima che si discuta questa mozione in Senato, Liliana Segre rilascia un'intervista in cui dice che avrebbe partecipato ai lavori, in cui si definisce nonna di Patrick, peraltro dopo aver detto che per problemi di salute, anche per la paura, insomma, del contagio da Covid, avrebbe partecipato a pochissime sedute in Senato per ovvi motivi. E invece decide di esserci. E probabilmente questa presenza condiziona anche un po' il clima che si respira nell'aula del Senato in quella giornata di aprile. Viene discussa questa mozione che chiede al governo di iniziare il procedimento per la cittadinanza italiana e questa mozione viene sorprendentemente, da un certo punto di vista, votata da tutti, da tutte le forze politiche che sostengono il governo Draghi. Quindi insomma dal PD ai 5 Stelle, ma anche a Forza Italia e anche la Lega vota a favore di questa mozione. Si astiene Fratelli d'Italia che è all'opposizione ma nemmeno vota contro, quindi c'è un voto di astensione che porta effettivamente a un voto all'unanimità dell'Aula del Senato. Ed effettivamente quella giornata insomma si conclude così, si conclude bene e le persone che chiedono la liberazione di Patrick vanno a letto un po' più serene. Il giorno dopo però c'è una conferenza stampa del primo ministro Draghi, in realtà su tutt'altri temi, ma visto che c'era stata questa mozione discussa il giorno prima, una giornalista gli chiede se il governo avesse effettivamente intenzione di dare seguito alla mozione parlamentare. E in realtà Draghi risponde a una cosa che è stata un po' una doccia gelata per tutti, e cioè che quella era un'iniziativa parlamentare che non coinvolgeva assolutamente il governo. Nonostante ci sia insomma, un grosso problema politico, nel senso che se tutte le forze che sostengono il governo votano una mozione e il governo non intende dare atto a quella mozione o comunque rimanda il termine per cui rispetto a quando se ne occuperanno, c'è effettivamente un problema. Dopo questa doccia gelata arriva un altro momento positivo, in realtà qualche mese dopo, quando la stessa mozione che chiede di conferire la cittadinanza italiana a Patrick arriva alla Camera. E anche lì la discussione è buona. Le forze parlamentari presentano questa mozione che viene sottoscritta da tutti, anche stavolta tutti i gruppi di maggioranza. Questa mozione viene votata, viene approvata ancora una volta all'unanimità, quindi con il sostegno del PD, del Movimento 5 Stelle, di Forza Italia, della Lega, con l'astensione di Fratelli d'Italia. Questa cosa succede il 10 luglio del 2021, adesso siamo arrivati al 23 di ottobre e stiamo ancora aspettando che a questa mozione sia dato seguito. E probabilmente, insomma, ci sono dei motivi se a questa mozione non viene dato seguito, se questo atto, che insomma è uno degli atti di pressione politica che il governo italiano potrebbe fare, è ancora lì sospeso in un limbo. E i motivi sono quelli che probabilmente ricordava, anzi, quello che ricordava l'ex ministro degli esteri Angelino Alfano quando parlava di un altro caso che non va assolutamente mischiato con quello di Patrick Zaki, perché è un altro caso che ha le sue differenze, le sue specificità, di cui va parlato con la stessa attenzione con cui si parla del caso di Patrick senza appunto confonderli, che è il caso di Giulio Regeni. E quando c'era stata la morte, l'omicidio di Giulio Regeni, e quando tantissimi attivisti e attivisti chiedevano insieme alla sua famiglia verità e giustizia per la sua morte, il ministro Alfano disse una cosa che è rimasta un po' in testa a tutte e tutti noi, e cioè il fatto che l'Egitto è un partner per l'Italia ineludibile. Lo definì così, ineludibile. E questa è la cosa che ripetono molto spesso tutte le persone che si occupano di diplomazia italiana ed è un partner ineludibile per tre motivi fondamentali. Il primo è la posizione geografica dell'Egitto, che si trova sul Mediterraneo, che si trova peraltro al confine con la Libia, il che significa che appunto l'Egitto viene visto come un paese che può contribuire a stabilizzare quell'area lì e quindi peraltro può dare una mano al governo italiano, all'Unione Europea, nel fare quel lavoro che le istituzioni italiane non vogliono più fare, che è quello di accogliere le persone che avrebbero bisogno di arrivare sulle nostre coste e che invece vengono respinte dalla Libia, dalla Turchia e da tanti altri paesi. C'è poi la questione degli interessi, insomma, energetici che ha l'Italia in Egitto. L'ENI ha tantissimi interessi per quanto riguarda i pozzi di petrolio che vengono gestiti da Eni e da Total, e la questione di un gasdotto che passa dall'Egitto
e che arriva in Italia, peraltro sapendo che la strategia dell'Italia, del governo italiano, è quella di puntare sempre di più sul gas naturale nei prossimi anni. E poi c'è la terza questione, che quella forse è ancora più importante, che è quella delle armi. L'Egitto in realtà non era un acquirente di armi così grande dall'Italia, almeno negli anni dal 2010 al 2015. Inizia a diventarlo, paradossalmente, proprio dopo la morte di Giulio Regeni, quando le esportazioni, praticamente le esportazioni di armi italiane in Egitto raddoppiano. Queste esportazioni continuano ad aumentare fino al 2020 e nel 2020, che è l'anno dell'arresto di Patrick Zaki, l'Egitto diventa il più grande importatore di armi italiane, il più grande pa il paese che importa più armi italiane all'estero. C'è un caso che insomma è quello più eclatante, di cui si è parlato anche un pochino sui giornali, che è quello delle fregate, delle due navi militari che vengono consegnate all'Egitto, insomma, che partono dalla Spezia, costruite da Fincantieri, e che partono dalla Spezia e vengono consegnate all'Egitto, e peraltro arrivano in Egitto, partono dalla Spezia e arrivano in Egitto in due date particolari, e cioè una viene consegnata il 25 dicembre del 2020 e una viene consegnata il giorno di Pasqua del 2021, quindi insomma in due momenti in cui l'attenzione su queste questioni è abbastanza bassa. Esattamente come peraltro l'ambasciatore italiano che era stato richiamato dall'Egitto dopo la morte di Giulio Regeni, fu rispedito in Egitto il giorno di Ferragosto del 2017, quindi sempre a indicare quell'attenzione, quella speranza che l'attenzione su queste questioni non sia così alta. E oltre alle fregate poi ci sono tutta una serie di altre armi che noi vendiamo all'Egitto, armi leggere che raddoppiano praticamente la cifra del miliardo di euro circa che riguardava le due fregate, e per i prossimi anni si parla di una commessa, che viene definita dagli esperti commessa del secolo, che riguarderà appunto esportazioni di armi italiane in Egitto dal 2022 al 2026, quindi per 5 anni, per un valore totale di circa 12 miliardi di euro, quindi raddoppiando ulteriormente insomma, il quantitativo di armi che verrà esportato in Egitto. Tutto questo continua senza praticamente dibattito, perché ogni volta che si parla di queste esportazioni tutto il Parlamento vota a favore. Ed è una delle cose che dovremmo fare, che continuiamo a gran voce a chiedere, e cioè che questo export venga fermato. Ci sono tantissime altre cose che insomma il governo può fare e che dovrebbe fare. Potrebbe appunto richiamare l'ambasciatore italiano, che in questo momento si trova al Cairo, potrebbe chiamare per un colloquio l'ambasciatore egiziano, che in questo momento si trova a Roma, per dirgli che non gli sta bene, che non ci sta bene il modo in cui l'Egitto sta trattando Patrick Zaki. Si potrebbero fare tantissime iniziative, si potrebbe smettere di addestrare gli agenti delle forze di sicurezza egiziane, che è una cosa di cui in realtà si parla pochissimo, e che però sta succedendo dal 2018 in poi, da quando abbiamo firmato, allora ministro Minniti, un accordo con l'Egitto perché le forze di sicurezza egiziane, quindi le stesse persone o i colleghi delle persone che hanno ucciso Giulio Regeni e che hanno arrestato Patrick Zaki, appunto fossero addestrate nelle basi di La Spezia, in Sardegna e in altre basi italiane. Era una vergogna che dovrebbe finire al più presto. Tantissime quindi le iniziative che dovremmo fare e che non sono state fatte. Nonostante questa pressione dell'opinione pubblica che continua ad andare avanti e che continuerà ad andare avanti, questo è un piccolo momento insomma di riflessione e di approfondimento, che poi io spero, come abbiamo sempre fatto, che porti anche una mobilitazione da parte vostra, perché ci sono degli strumenti che con possibile insomma abbiamo anche messo a disposizione, perché di questa storia se ne parli anche nelle aule istituzionali. C'è una mozione per i consigli comunali, per il conferimento della cittadinanza italiana a Patrick, che insomma trovate sul nostro sito e che, se non è stata ancora presentata nei vostri comuni, può essere presentata. C'è una mozione per chiedere lo stop armi Egitto, che può essere presentata. Si possono organizzare eventi per cercare di insomma di far passare parola, perché di questa storia si parli sempre di più ogni giorno, insieme a una comunità davvero grande che se ne occupa. E il motivo per cui dobbiamo continuare a farlo è proprio questo, cioè che abbiamo capito ormai che non c'è da parte delle istituzioni italiane una sensibilità verso questa storia. Abbiamo capito che gli interessi economici probabilmente sono più importanti per chi ci governa rispetto alla storia di Patrick, ma più in generale i diritti umani. Tutto questo l'abbiamo capito. L'unico modo quindi che abbiamo è costringerli ad occuparsene con una mobilitazione ancora più forte di quella che c'è stata. Una mobilitazione che in realtà ha prodotto dei piccoli risultati, perché lo dicevo prima, se
Il ministro Di Maio non ha praticamente nominato il nome di Patrick per mesi e mesi, adesso è costretto a farlo ogni volta che c'è un'intervista, e proprio perché su questo tema c'è un interesse. Dopodiché le risposte continuano ad essere vaghe, generiche, ma adesso almeno è costretto a parlarne. E dei piccoli risultati ci sono stati, anche perché ci sono tantissime storie come quella di Patrick che noi non conosciamo e che hanno avuto esiti anche peggiori rispetto ai suoi. Il fatto che ci sia una luce puntata su di lui contribuisce comunque al fatto che le sue condizioni in qualche modo sono monitorate e che della sua storia si sappia tutto quello che, non tantissimo, ma tutto quello che riusciamo a sapere dipende anche dal fatto che appunto continuiamo a parlarne. E poi c'è un ultimo motivo per cui dobbiamo continuare a occuparcene. Che insomma non è il solo, spero di aver mostrato brevemente quali sono i motivi per cui dobbiamo continuare a parlare tutti i giorni di questa storia come facciamo, ma che sarebbe già insomma sufficiente di per sé. E cioè che quello stato di salute mentale un po' precaria che ho descritto prima, che riguarda Patrick Zaki, è uno stato che viene alleviato, e lui questo ce lo raccontano i suoi familiari, solamente da due cose: i libri, le letture che riescono a portargli in carcere e il fatto che lui è consapevole, che c'è in atto una fortissima mobilitazione per lui. E questo lui lo dice sempre, sono due aspetti che in qualche modo lo fanno stare meglio. Ripeto, non è l'unico motivo per cui continuare a occuparci di questa storia, però anche questo già di per sé probabilmente sarebbe un motivo sufficiente. Grazie, grazie per l'attenzione, continuiamo a insistere ogni giorno come abbiamo sempre fatto.